bambini in fuga sulle braccia delle madri, avvolti negli stracci e nei talismani, bambini pieni di mocce di saliva e polvere. Dio, quanta polvere! Vecchi in fuga con passi lenti, un cieco accompagnato da un bambino. Il cieco guarda tutti, il cieco vede la paura negli occhi degli altri, perché il cieco vede il domani. Sono stati Barbara De Rossi e Francesco Branchetti a dar voce a numerose donne ed altrettanti uomini in un dialogo continuo attraverso i sentimenti, la storia nel recital Coro di donna e uomo sul palco del cinema Eden. È un excursus che praticamente di tutto quello che si sono fatti l'uomo e la donna, chiaramente riscritto da un autore contemporaneo, Gianni Guardigli, che è un autore molto bravo, che ha allegato praticamente con un filo rosso, diciamo, i rapporti conflittuali e difficili di uomo e donna a partire dall'antichità, a partire da Andromaca, dai grandi personaggi, da Fedra, Lady Macbeth, fino ai personaggi di stampo schnitzleriano, ai drammatici rapporti tra uomo e donna dell'oggigiorno, ma dell'oggigiorno non solo italiano e europeo, ma anche mondiale. È un vero excursus sull'animo umano e sull'animo umano femminile e maschile e che cosa accade quando l'animo umano maschile e l'animo umano femminile entrano in contatto e fatalmente ne escono conflitti, amore, ma non solo, insomma, a volte ahimè purtroppo violenza e quello che purtroppo sempre di più oggigiorno leggiamo sui giornali. Telefono arrivare, non avranno i vostri vestiti.